Io non dico malvagio, ma proprio niente sono riuscito a diventare, eh? Né cattivo né buono, né sleale né onesto, né eroe né insetto. E ora trascino la vita nel mio angolo, tenendomi su con la maligna consolazione che un uomo intelligente non può in verità diventare nulla. Soltanto gli stupidi diventano qualcosa. L'uomo di carattere, l'uomo d'azione, deve per forza rimanere una creatura mediocre. Questa è la convinzione che mi sono creato in 40 anni. Io infatti ora ho 40 anni. E 40 anni sono tutta la vita, sono la vecchiaia più profonda, 40 anni. E sono fra i ricordi di ogni uomo cose che non si raccontano a tutti, ma soltanto agli amici. E ce ne sono altre che nemmeno agli amici si possono raccontare, ma unicamente a se stessi. E infine ce ne sono altre ancora che persino a se stessi si ha paura di confessare. Davanti a me stava lei. La tenutaria. Guarda quanto è brutta. Fai schifo, fai. Dopo un momento una porta si aprì. Alzai meccanicamente gli occhi sulla ragazza che era entrata. Un viso giovane, fresco, pallido, con uno sguardo serio come un po' stupito. Come ti chiami? Lisa. Sei di qui? No? E di dove? Riga, tedesca. No. Lo so, russa. E da molto che sei qui? Ma come dove qui? Nella casa, no? Rispondeva con tono quasi sgarbato. E perché credi che ti diano da bere e da mangiare qui? Tu ti sei indebitata e lo sarai sempre fino alla fine, fino a quando i clienti cominceranno a stancarsi di te. E ciò accadrà presto perché non dura la gioventù. Tu butti tutto qui, saluto, giovinezza, speranza, bellezza. E a 22 anni avrai l'aspetto di una cinquantenne. E quando sarai morta nessuno ti benedirà. Sulle altre tombe verranno figli, fratelli, padri, sposi. Ma la tua non avrà lacrime né fiori. Scomparirai dalla faccia della terra come se non fossi mai esistita. E sarai morta, senza aver vissuto. Morta, come se non fossi mai nata. Morta. E avrai un bel picchiare la notte contro il coperchio della bara. Mi diede un foglio di carta da leggere. Era una lettera indirizzata a lei da uno studente in medicina. Uno che non sapeva nulla, ma proprio assolutamente nulla di lei, della sua vita, dove stava. Una dichiarazione d'amore era, ampollosa, fiorita, ma devo ammettere, sì, anche molto, molto rispettosa. La poverina conservava quella lettera come un tesoro e aveva voluto mostrarmi quel tesoro per farmi vedere che anche lei poteva essere amata. Tu sei la mia creatura, tu sei pura, sei bella, tu sei la mia sposa. Viviamo insieme felici e contenti, eh? Ce ne andiamo all'estero! A Parigi, a Parigi, a Parigi! A Parigi! A Parigi! Insomma, andava a finire che facevo schifo persino a me stesso. Di là c'è una. Chiede di voi. No! No! Lisa!